Ambernic RG Cube. Sarà lei la console definitiva? Lo scopriamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, bentrovati qui sul canale. Ecco, come vi ho anticipato, parleremo oggi della RG Cube che finalmente è arrivata con un pizzico di ritardo, ma pazienza. Comunque sia, è una console interessantissima, molto potente, di tipo Android, non Linux, questo significa che richiede delle attenzioni particolari. Però, se l'acquistaste già con una micro SD inserita, quindi con dei giochi, ecco che lei in fase di installazione ve li riconoscerai, quindi avrete comunque sia tutto quanto pronto. Detto questo, ringrazio Geekbuying per avermela inviata, ormai lo conoscete, è uno store super affidabile. Ogni acquisto vi permette di ricevere il prodotto al prezzo che avete visto proprio in fase di checkout, perché se non tutti lo sapete, tanti store, una volta acquistato il prodotto, store cinesi ovviamente, ecco che vi caricano poi a sorpresa le spese doganali e altro. Quindi fate molta attenzione, store suggerito, ve lo lascio qui sotto in descrizione linkato. Ovviamente politiche di garanzia favolose, perché sono sempre molto molto presenti, garantito, fidatevi di me. Detto questo, ovviamente trovate lei anche sul mio canale Telegram delle offerte, con un codice sconto sicuramente, quindi approfittate anche del canale, perché comunque ogni giorno, oltre a tante offerte, vi posto davvero molte occasioni proprio su console di questo tipo. Comunque sia, adesso andiamo a vedere il tutto e mettiamo un po' alla prova questa console. Come di consueto, partiamo nel vedere cosa vi arriva a casa. Confezione classica Ambernic, non cambia di un millimetro. Ecco, sulla parte frontale troviamo serigrafata proprio l'immagine della console. Le confezioni Ambernic sono caratteristiche per essere minimal. La console vi arriva protetta da un bumper, da una plastica attorno, e troverete all'interno, oltre al piccolo flyer, importante perché, come dico sempre, ci sono sopra indicate tutte quante le combinazioni di tasti da premere per uscire dal gioco e per eseguire altre skills, per intenderci, trovate anche il cavetto di ricarica da USB di tipo A ad USB di tipo C, ma che serve anche per poter collegare la nostra console al computer. Senza magari andare ad estrarre la micro SD, potrete fare questa operazione per caricare direttamente le ROM su. Una volta visto questo, andiamo subito a prendere in mano la console e vedere il suo form factor. E come per ogni console, subito salta all'occhio quella che è la vera particolarità della RG Cube, vale a dire il suo display. Display da 3.95 pollici, è un display in forma quadrata con una risoluzione di 720x720. A mio avviso un display davvero fantastico. E qui, prima di procedere, ecco, faccio subito una specifica, ma magari riprenderemo dopo il discorso. A me è un display che piace tantissimo. Per gli amanti del retro gaming puro, diciamo che questo è perfetto. Ovviamente però c'è da fare la considerazione se effettivamente sia adatto ad una console con questo form factor, ma poi vi dirò le mie impressioni. Comunque sia, detto del display, sul lato sinistro troviamo il primo stick analogico, questa volta posto in alto, quindi abbiamo gli stick analogici in diagonale. Ecco, questa è una scelta che normalmente mi piace su console di questo tipo, su console che permettono poi di giocare anche a giochi in formato 16 noni, inteso come un 16 noni bello grande, su uno schermo bello grande. Ma effettivamente qui probabilmente è una scelta che non ci sta, perché la croce direzionale, che è quella che per la maggiore premeremo, era meglio tenerla su proprio per questioni di comodità. Comunque sia, sono stick analogici molto ben fatti, molto simili a quelli della RG 556, infatti non hanno una corsa molto molto lunga, ma secondo me si fanno apprezzare in fase di gioco. Sotto abbiamo la croce direzionale, particolare nel formato. Ecco, è una croce un po' duretta, però io, probabilmente a differenza di altri, la preferisco,
perché giocando anche ai picchiaduro ho notato come effettivamente andare in diagonale ed effettuare delle skills in realtà è semplice, non è poi così difficile, anche se ha questa forma ed anche se è un po' duretta. Parere personale, ovviamente poi dipende tutto da come impugnate la console, dalla grandezza delle vostre mani e altro. In basso troviamo il piccolo tastino per poter accedere al front-end Ambernic. Cos'è un front-end? Perché in tanti me lo chiedete. Semplicemente è una schermata, riduco ai minimi termini ovviamente proprio per comprenderci, è una schermata che vi permette di lanciare quelli che sono i giochi, ma attenzione, i giochi, gli emulatori non sono caricati nel front-end, quindi non è una sorta di app, ma lui che cosa fa? Fa dei collegamenti a quelle che sono le app preinstallate in questo caso sulla console, per esempio Aether SX per la PS2, ecco, fa un collegamento e va a riprendere le ROM caricate all'interno di quell'app. Sostanzialmente mi permette di avere tutto in una schermata, è una sorta di accumulatore, diciamo così, che vi permette con semplicità di lanciare i vostri giochi preferiti, anche se il front-end Ambernic non è completo di tutti quanti gli emulatori, e io come sempre su console così Android suggerisco di utilizzare Daiji Show, che è molto molto completo, effettua anche lo scraping delle ROM, quindi andrà a prendere le immagini delle copertine, per intenderci, tutto quanto in automatico. Valutate questa opzione. Troviamo il tasto Home e per tornare indietro sulla parte destra troviamo i tasti Azione, molto molto ben fatti, si cliccano molto bene, alti, non toccano alla scocca, quindi non si consumano, davvero super super comodi. L'altro stick analogico e poi troviamo i tastini Select e Start per avviare i vari menu anche all'interno dei diversi emulatori. Nella parte in basso troviamo i due speaker, ragazzi, speaker potentissimi, audio davvero eccezionale, audio davvero favoloso, guardate come, lo ripeto, è una console spettacolare. Sul lato destro troviamo il tastino di accensione e di spegnimento più il bilanciere del volume, a sinistra non troviamo nulla. Nella parte superiore troviamo al centro lo slot per la micro SD dove andare a caricare le ROM, a sinistra il jack da 3,5 mm per le cuffie, a destra la porta USB di tipo C che è anche OTG, quindi ricarica e trasferimento dei dati, è una sola. Poi troviamo la griglia per la ventolina, e sì, perché lei è dotata anche di una ventolina come la RG405V, se ricordate, fantastica, ed anche i materiali alla fine sono gli stessi. Ma poi troviamo ovviamente i trigger spettacolari, L1 ed R1 si premono con un click molto preciso, molto netto, mentre L2 ed R2 sono degli stick di tipo analogico, quindi potremo utilizzarli in giochi particolari, magari quelli di corsa, per aumentare e diminuire la accelerazione in maniera molto molto precisa. Mi piacciono davvero tanto e mi piace anche la sua impugnatura, davvero molto ergonomica, si tiene in mano che è una meraviglia e soprattutto non stanca, davvero molto molto bella come console. Detto questo, vediamo un attimo le sue specifiche tecniche. Vi spoilerò che sono praticamente identiche a quella della RG556, di conseguenza una console molto molto potente. Abbiamo un processore Unisoc T820 a 6 nanometri, octa core con una divisione particolare. Poi abbiamo una GPU quad core Mali G57 a 850 MHz che spinge davvero bene secondo me su questa console. RAM 8 GB DDR4X e poi abbiamo una memoria interna di 128 GB che ovviamente vi suggerisco di utilizzare più per andare a caricare app dal Play Store, giochi dal Play Store, ricordatevi sempre che i giochi devono supportare poi gli stick, i vari comandi, altrimenti sarete costretti a far funzionare tutto tramite touch, ecco, ricordatevi di questo. Sistema operativo Android 13, abbiamo una connettività con un Wi-Fi dual band e un Bluetooth 5.0,
Bluetooth importante perché qui potrete utilizzarlo sia per connetterci degli speaker, sia per connetterci dei joypad e quindi giocare anche in multiplayer. Tra l'altro è caricata anche l'app di Moonlight e potrete proprio giocare anche a distanza in tal senso. Molto molto interessante è la batteria 5200 mAh che garantisce fino a 7 ore. Ora qui ragazzi è sempre marginale il discorso perché tutto dipende dalla luminosità del display. Qui abbiamo gli stick analogici che si illuminano con dei LED che potremo anche andare a variare. Insomma, dipende un po' da questi fattori, ma nelle prove che ho fatto, tenendo tutto attivato, velocità al massimo della CPU perché è regolabile, così come quella della ventolina e i LED RGB ovviamente accesi, insomma, devo dire che i timori che la batteria cadesse subito, per intenderci, beh, sono stati subito fugati. In realtà lei dura davvero parecchio e ci si può giocare davvero per molto tempo. Detto questo, amici, parliamo un attimo dello schermo, che è secondo me la cosa più importante, se non altro c'è da fare un discorso attorno a lui. Come sempre cercherò di essere semplice, non sbrigativo, ma puntuale per ciò che interessa a me. Vi ho detto che è uno schermo quadrato e questo mi piace davvero tantissimo perché ci si gioca davvero benissimo a tutti quanti quegli emulatori, magari esclusa la PlayStation 1, la PSP, la PS2, che richiedono probabilmente categoricamente un formato a 16 noni. Ma ecco, c'è anche da dire che proprio andando a giocare con quegli emulatori che richiedono uno schermo, o sarebbe meglio avere uno schermo a 16 noni, si gioca comunque sia molto bene, si creano in alcuni casi delle bande, ma ho scoperto con molto piacere che sono precaricati anche dei bezel, quindi quelle bande sostanzialmente spesso e volentieri vengono eliminate proprio da queste grafiche e è una scelta che mi piace. Ora la domanda era: perché può essere una console definitiva? Perché se a voi interessa particolarmente andare a giocare a emulatori un po' più datati con il formato 4/3 oppure quei giochi arcade in verticale, lei è perfetta. Però è anche vero che per giocare a questi giochi non serve assolutamente una console di questo tipo. Però ricordate sempre che qui c'è il Play Store perché è Android, quindi potrete scaricare anche giochi molto più recenti, molto più belli, e tutto sommato anche l'esperienza con PlayStation 1, PlayStation 2, PSP non è proprio malvagia. Comunque sia, è una console che vi permette di giocare a tanti emulatori, Dreamcast perfettamente supportato, addirittura ho fatto delle prove con alcuni giochi GameCube, Wii, e funzionano. Certamente c'è qualche lag quando iniziamo a caricare qualcosa di davvero sostanzioso, nonostante i suoi 8 GB di RAM, nonostante il suo processore, però devo dire che è stata un'esperienza davvero davvero appagante. Sostanzialmente ci fate tutto, ma poi le dimensioni dello schermo, accomunate ad una dimensione più ridotta ma maneggevolissima della console, vi permette anche di portarla con estrema facilità appresso rispetto alla RG 556, che è davvero molto grande come console. Insomma, non so se riesco a spiegare quello che è il mio ragionamento. Per il resto poi è una console interessante, possono sembrare delle sciocchezze, però come vi ho detto possiamo andare a scegliere quella che è la potenza di impiego della CPU, quindi utilizzarla maggiormente o in automatico quando abbiamo giochi più pesanti. Possiamo scegliere l'utilizzo della ventola e attenzione, la ventola fa tanto. Già c'era moltissima differenza, se ricordate, tra la RG 405V e la 405M, che erano identiche, cambiava il formato e i materiali, ma la M era in metallo, poteva sembrare bella ma non aveva la ventolina, quindi il throttling del processore era molto molto più evidente e calavano anche le prestazioni. Beh, questo non tutti lo tenevano in considerazione, ecco perché ho sempre preferito la 405V, che ho venduto a malincuore recentemente, ma devo anche finanziare il canale. Giusto per dire, quella era una console della quale ero innamorato e mi sono innamorato proprio di questa perché è fatta bene o male allo stesso modo, è più potente e mi permette praticamente di fare tutto. Ecco, queste cose io le andrei a tenere in considerazione. Possiamo anche andare a disattivare i LED RGB, che sono comodi soprattutto quando è buio, scegliere i colori, ma possiamo anche andare a settare su schermo quelli che sono i tasti, c'è proprio un utility per poterlo fare, così come possiamo aggiornarla facilmente perché c'è un'app che ci permette di effettuare un aggiornamento proprio del firmware stesso della console. Interessante, io l'ho fatto subito, ho rilevato un aggiornamento ed è andato tutto quanto perfettamente. Ecco, Ambernic ci mette del suo, magari qualche piccola mancanza, poteva forse lavorare meglio sulla croce direzionale sicuramente, ma io mi sono trovato comunque bene. Oppure scegliere, ecco, questo formato
quadrato ma con uno schermo non quadrato, queste secondo me sono considerazioni che poi può fare ciascun utente in base a come è abituato. Trovare qualcosa di generale probabilmente è impossibile. In conclusione, ragazzi, bene o male, come sempre, avete visto in sovraimpressione come girano i giochi, come girano le maggiori console utilizzate. Dico sempre che qui emulatori fino alla PlayStation 1, ma anche fino alla PSP, girano davvero molto molto bene. La PlayStation 2 gira molto molto bene, con qualche piccolo accorgimento per qualche gioco proprio particolare, ma proprio specifico. Gira molto bene Dreamcast. Ho visto che GameCube e Wii, come vi dicevo, hanno girato tutto sommato molto molto bene. Certo, dei rapporti di FPS vanno un po' a calare, però tutto sommato mai quell'esperienza laggosa, mai quell'esperienza che in sostanza mi rende un gioco antipatico da giocarci. L'ho trovata perfetta per questo, l'ho trovata perfetta per la sua impugnatura. A me non ha stancato, soprattutto quando ho usato lo stick analogico e non la croce direzionale, belli proprio per la disposizione. Probabilmente dopo un'oretta, un'oretta e mezza, un po' ci si stanca pure. Ecco, questo probabilmente è un contro della console, però in linea generale è una console che ho trovato equilibratissima, una console che vi permette di fare tanto e soprattutto vi dà tanta soddisfazione sulla maggior parte degli emulatori. Insomma, amici, se questo video vi è piaciuto, non la definisco una recensione ma la definisco sempre la mia esperienza personale, vi è piaciuta, ecco, lasciate un like, iscrivetevi al canale, perché per me sono davvero fondamentali. A voi non costa davvero nulla, ma questo mi aiuterà a crescere e soprattutto mi aiuterà con l'algoritmo di YouTube, che, credetemi, non è davvero premiante. Ecco, i miei video potrebbero fare molti molti più risultati, ma questo dipende da voi. Spero insomma che vorrete darmi una mano anche in questo senso. Intanto ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo, sempre qui sul mio canale YouTube.